la vista sulle guglie della cattedrale. Questi si aspettano. E questo è il castello di Kilkenny. Un'ora di questi qui sono quelli che giocano cricket. Ma che bello. Il pub. Per cui si sente fare. La Rocca di Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio, è una suggestiva rocca vicina all'abitato di Cashel nella contea di Tipperary. Una torre rotonda, un paesaggio mistico e suggestivo, una cattedrale gotica, un tappeto di croci celtiche e un'atmosfera surreale. La Rocca di Cashel è una delle mete imperdibili dell'Irlanda del Sud, simbolo della resistenza celtica contro l'avanzata del cristianesimo. Risale al IV secolo e si protrae per oltre un millennio, dal V fino al X secolo. Fu la roccaforte dei re di Munster, che controllavano gran parte dell'Irlanda meridionale, per passare poi sotto la chiesa per la mano dei re del clan O'Brien nel 1101 e divenire un importante centro religioso. Ed eccoci alle scogliere di Mohar, che significa scogliere della rovina. Sono impressionanti e suggestive scogliere a picco sul mare situate vicino al villaggio di Dulin, sulla costa occidentale della contea di Clare. Meta turistica celebre in tutto il mondo, è uno dei luoghi più visitati dell'isola d'Irlanda. Il punto più alto delle scogliere, che sono lunghe circa 8 km, raggiunge i 207 metri d'altezza sull'Oceano Atlantico, mentre la propaggine più meridionale, chiamato Capo della Strega, scende a 120 metri. Nonostante siano un luogo altamente turistico e ben attrezzato, con centro visitatori e parcheggio, ci sono numerosi sentieri non chiusi che entrano in proprietà private e che passano spesso sul precipizio, regolarmente battuti dai visitatori, quantunque sia formalmente vietato. Oggi lasceremo Galway per andare a Dublino. Mi sa tanto che la pacchia è finita con il tempo.
La cattedrale di Nostra Signora Assunta in Cielo e San Nicola è il principale luogo di culto cattolico di Galway. Sorge in una zona pittoresca della città, tra il fiume Carrib e l'Eglinton Canal. Imponente edificio dalle influenze rinascimentali che caratterizzano colonne e cupola. Il portale principale dà accesso alla navata, riccamente decorata. La prima cosa che salta all'occhio sono gli eccezionali colori del rosone al di sopra dell'organo. Da ammirare lo spettacolare mosaico di Cristo crocifisso. L'edificio fu realizzato nel 1958 sul luogo in cui sorgeva l'antico penitenziario cittadino e fu terminato nel 1965. If you should go across the waters, take me with you to be a partner. Fairly market, you'll be well looked after, and you will sleep with the great king's daughter. I saw you. Di famiglie dei commercianti. No! È andato a pregare che è Colombo. La chiesa di San Nicola. On a Sunday morning, about Easter, as day was dawning. Ci stiamo radunando per risalire sul pullman. Adesso la prossima tappa sarà la distilleria di whisky e poi Dublino. Siamo arrivati a Kilbeggan, dove visiteremo un'antica distilleria di whisky. La distilleria fu fondata nel 1757 e dopo vari passaggi di mano nel 1843 venne messa in vendita a causa della crisi economica degli anni 20 e 30. 25 anni dopo la sua chiusura, la comunità cittadina restaurò la distilleria e la fece riaprire come museo. La distilleria Cluny comprò la licenza di produrre Kilbeggan Whisky e successivamente aprì una rinnovata e funzionante distilleria adiacente. Oggi la distilleria è conosciuta col suo nome inglese, Kilbeggan Distillery, e include un mulino d'acqua del XIX secolo, attualmente funzionante. La distilleria può usare anche un motore a vapore funzionante, ma raramente utilizzato. Fu installato infatti per continuare l'attività nonostante il fiume fosse in secca. La produzione di whisky ricominciò nel 2007, l'anno in cui la distilleria festeggiò il suo 250° anniversario. Uno dei due alambicchi di rame attualmente in uso venne assemblato nei primi anni del 1800 e si tratta del più antico alambicco al mondo attualmente in funzione. Find that I was reading, but my eyes.